Buongiorno carissimi balordi, siamo qui, siamo arrivati al mare, sono le ore 8:40 di mattina, piccola colazione, lei che mangia signor Saverio? Mi mangio caffettino. Un bel caffè. Saverio, il caffè a stomaco vuoto però fa male, ci abbini questo cornettino con la marmellata, gentilmente offerto dallo sponsor del nostro video. Grazie sponsor. Giornata molto fredda questa di gennaio, prima di tutto bisogna sempre rigenerarsi. Oggi ho scelto questo bel bombolone, rigeneriamoci. Saverio, mi hai consigliato bene, è davvero buono questo bombolone. Ti è piaciuto, mi fa piacere, adesso è ora di andare a fare il metal detecting. Hai ragione. Saverio Barra, ragazzi, sembra in grande forma, stile piuttosto casual, palettina. Pinpointer? Facciamo, dove ce l'hai il pinpointer? Facciamo vedere gli attrezzi del mestiere. Siamo arrivati sull'isola. Paletta, pinpointer. Paletta, secchiello, retino. Ah, pinpointer. Ce l'aveva nella schiena. Abbiamo raggiunto la nostra destinazione. È qui su un'isola. Non possiamo dirvi l'esatto luogo, che rimarrà segreto, purtroppo forse verrà svelato negli ultimi video, ma abbiamo ricevuto una soffiata, cioè più che una soffiata diciamo è una leggenda, una storia su questo tesoro sepolto nell'isola, quindi vogliamo prima scoprire qualcosa, dare una setacciata e magari rendervi partecipe della nostra scoperta. Saverio, il terreno com'è? Ha programmato tutto? Tutto programmatissimo, ma qua è pulito, non suona niente. Saverio, sembra che non ci sia nessuno in quest'isola. No, infatti non abbiamo acqua. Saverio, ma cos'è lì? Sembra che qualcuno abbia scavato in cerca dell'oro. Saverio, forse c'è qualcuno con noi, forse qualcuno ci segue. Ragazzi, pensavamo di essere soli in quest'isola, invece abbiamo scoperto che c'è qualcuno. Saverio, secondo lei ci potrebbe essere qualcosa di nascosto? Però se hanno già scavato, magari sono già passati, no, con il metal detector. Preso tutto il prendibile. Proviamo più là. Ehi. Qui c'è un 92. Vuole verificare, Saverio? Verifichiamo, verifichiamo. Anche se sarà. Eccolo. Oh. Oh. Oh, cos'è? Cos'è? Oh. Cos'è? Che cos'è? Cos'è? United States of America? Worth dollar? È un do e mezzo dollaro. Ma cos'è? Un bracciale? Un... Non ne ho idea, non ne ho. È una medaglia. Oh. Ragazzi, probabilmente è una medaglia di un soldato dell'esercito americano. Sono. Ragazzi, sono non possiamo veramente non possiamo dirvi niente, perché sennò dalle nostre notizie potrete capire qual è l'isola, quindi non possiamo dirvi niente. Adesso intanto sappiamo solo che abbiamo ritrovato questa bellissima medaglietta in questa zona che ci sembrava che già fosse stata scavata. È un elemento questo, Saverio, che ci fa capire che siamo vicini. Poi abbiamo un altro. Com'è segnale. Com'è il segnale, Saverio? 63-70. Vediamo. Oggi abbiamo questa paletta a posto del sand scoop. È andata così, con un tappo di bottiglia.
poi vai. Saverio è partito, ragazzi. Da notare lo stile di Saverio Barra: spazzolata allungata, importante. Sì. Com'è il segnale, Saverio? Ci sono più segnali. Molti precipiti. Vediamo. Ragazzi, in questo momento stiamo scandagliando la zona 1 dell'isola. Abbiamo diviso l'isola in 7 zone e in questo momento stiamo scandagliando la zona 1 per intero. Un tappo. Cos'è questo? Un tappo di bottiglia, questi tappo primitivi. Saverio ovunque va ripulisce sempre le spiagge. È più quello che ripulisce che non quello che trova. Ma noi siamo contenti così. Secondo lei c'è stato un incendio, Saverio? Sembrerebbe di sì. Anche qui c'è un buon segnale, signor Vinicius. Vediamo se l'abbiamo estratto. Eccolo, ce l'abbiamo. È qui, è estratto. Eccolo, un altro tappo del 1800, questo sembra. Eh sì. Che dice? Potrebbe essere il tappo che hanno lasciato i pirati, Saverio, quando hanno nascosto il tesoro nell'isola. Quei cari vecchi buon temponi dei pirati. Sembrano anche appartenere alla stessa matrice questi tappi. Bisognerebbe indagare. Saverio sta battendo questo pezzo di spiaggia. Sembra esserci stato un incendio qui, Saverio. Sembra proprio di sì. E sono convinto che oltre la medaglietta ci sia anche qualcos'altro di prezioso. Lo credo anch'io, Saverio. Un altro segnale, Saverio. Sono euforico. Dov'è? Ah, eccolo, è un altro tappo. Ehi. Un tappo verde. Un tappo più recente, però, Saverio. Un tappo più recente. Segnale? C'è un altro segnale qui. Quant'è, Saverio? Sembra una moneta o un tappo. 65-62. Dovrei averlo tirato fuori. Vediamo se sta qua. Il solito tappo di bottiglia sicuramente, sì, Saverio. Non l'ho cacciato. È dentro, ancora qua dentro. Molto, molto profondo sembra. Forse ce l'abbiamo con Baretti. Ci siamo quasi, ragazzi, forse. Oi. Questo sembra un altro reperto di guerra. Ma cos'è? Cos'è? Un elicottero. Un modello in scala della riproduzione di quello che usavano i soldati americani. Siamo sempre più vicini al nostro obiettivo. Un segnale che dobbiamo continuare con la nostra ricerca. Lo penso anch'io, Saverio. È un segnale inequivocabile. Continuiamo, siamo vicini. Dopo 4 ore di metal detecting abbiamo trovato moltissima sporcizia e immondizia, ferraglia, ma anche 2 monete d'oro. Saverio,
Che sta succedendo? Mi sento confuso, disperso, questo clima arido mi sta prosciugando. Tira fuori la mappa della spiaggia dei pirati dell'isola del Tira. La mappa del tesoro, eccola, Saverio! Ehi! Suona come suona oro, tipo. Vediamo. Potrebbe esserci dell'oro? Chi lo sa, ragazzi? Ah, mi sa un chiodo, sì. No. Ah, eccolo. Dove è finito? Ho visto un tappo. Sembrerebbe una moneta questa. Te la dico così, proprio. Senza fronzoli, Saverio. Ai, e no invece. L'ennesimo tappo di birra Moretti, baffo d'oro. Ragazzi, nonostante un po' di spazzatura, quest'isola è davvero bellissima. Speriamo di potervi comunicare una volta effettuati dei ritrovamenti importanti l'esatta collocazione dell'isola, così che potrete venirla a visitare. E qui suona. Suona, Saverio. Eccolo. Un tappo dell'antichità. Un tappo molto usurato. Potrebbe essere uno di quei tappi appartenuti al nostro pirata. Mettiamolo qui, Saverio. Valuteremo l'età con il nostro macchinario. È vero, l'altro giorno ti è arrivato il nuovo macchinario per riconoscere. Sì, Saverio, è molto all'avanguardia. Saverio, ma dove siamo arrivati? Andiamo, torniamo verso la spiaggia. Sono esausto dopo 6 ore di detecting. Me lo sento, Saverio, il tesoro è vicino. Sì. Prossimamente, ragazzi, Saverio cercherà l'oro sui fiumi. Non perdetevi le nuove puntate. State connessi. Siamo arrivati in mezzo al deserto. Spazzolata profonda. Dove sta il tesoro? Qua suona. Vincenzo, uè. 10 centesimi, grande Saverio, grande. Spazzolata profonda e intrigante per il nostro Saverio oggi. Saverio, pensa di trovare altro oro in questa giornata? Dico, spero proprio di sì. Anzi, spero, lo annuso. E il suo cane oro, oggi, dov'è? Oggi a fare un corso di aggiornamento. Fa bene. No, andiamo a ispezionare quel lungo tronco. Andiamo, Saverio! Quel lungo tronco promette bene. I tronchi promettono sempre bene, secondo la storia di Saverio. È davvero un tronco notevole questo, Saverio. Sì, guarda i muschi e i licheni. Ci può dare un segnale? Ci può dare proprio un segnale. Eccoci qua. La freccia indica il target, arriva. Dove?
Lo sapete, vero? Ehi, un bronzino sembra. Del bronzo? Del rame? Del rame, è vero, non un bronzino. Guarda, scotta, scotta. Andiamo, andiamo. Let's go. Saverio, ma dai una seconda spazzolata. Sempre, sempre. Vediamo, come volta... diciamo sempre nei nostri video, ragazzi, sempre meglio spazzolare fino a quando il metal detector non suona più. Ce lo facciamo tutto adesso, vediamo un po' cosa esce. Anche dall'altro lato, Saverio. Saverio si rinfresca. La rinfrescata. L'acqua della fonte va sempre bene. Proviamo a passare sulla riva. Riva? Andiamo? Andiamo, cioè, Saverio, si parte, let's go. Ce la faremo, Saverio, ce la faremo. Cerchiamo sul battisciuga, bagnasciuga, vediamo se si è riversato dell'oro sotto forma di anelli o collanone. Anche un dublone. Hai trovato qualcosa, Saverio? No, mi sono confuso. Questo è il gancio. No, è il rio dell'Amazzoni, Saverio. Il rio dell'Amazzoni. Certi panorami non si vedono spesso. Questa isola ci sta regalando delle emozioni incredibili, Saverio. Puoi dirlo forte, Vinicio Vernepalese. Penso, io penso che il vero tesoro, forse Saverio, il vero tesoro non sono delle monete d'oro, ma è proprio questi momenti il tesoro della vita. Guarda che acqua cristallina in quest'isola caraibica. Hai proprio ragione. Saverio, ho ricevuto un messaggio da Donato. Dice se sei libero venerdì pomeriggio per una giornata in metal detector in compagnia. Sì, dovrei. Ci sono Donato. Allora vi faccio un audio. Vengo tutto smollicato. Donato! Sì! Ciao carissimo, sì! Ah. Smollicati, sempre smollicati noi, Donato. Comunque per venerdì va benissimo, caro, va benissimo. Sì, ci saremo. Grazie, salutami Steven. Ciao Donato. 2024 è l'anno di Saverio Barra, lo spazzolatore. A marzo, ragazzi, la nuova serie su D-Max. A giugno 2024 la sua prima apparizione al Guinness World Records Australia, perché in Italia purtroppo ci sono state delle complicazioni, quindi lo troveremo, Saverio Barra, D-Max a marzo. Hai trovato qualcosa, Saverio? Sì. Com'è il segnale? Buono? Molto basso! Un 24. Entra? Non entra, non credo. Non può entrare! Non credo proprio! Ce l'abbiamo! Eccola! Gioco di mano, gioco da villano! L'abbiamo estratto, credo!
Questo è un reperto. Cos'è, Saverio? È un reperto archeologico. Lo dovremo andare a deporre alle... Facciamolo valutare da Fabrizio. Anche. Il sole sta per tramontare e dobbiamo portare a casa la pagnotta. Mancano ancora 42 euro al nostro bottino giornaliero. Saverio, Patrizio dice che fino alle ore 18 possiamo passare da lui per far valutare gli oggetti.